che porto i passeggeri in deltaplano. Quando faccio dei voli mi posto all'atterraggio, il passeggero è così entusiasta che mi chiede dove può iscriversi a un corso. E quindi va a frequentare una scuola e al momento attuale con 1.500-1.800 euro si può frequentare un corso. Con altri 1.500 euro ci si può comprare un'attrezzatura usata e quindi 3.500 euro bastano per imparare a volare. Poi, indubbiamente, se uno vuole poi spendere dei soldi c'è modo, perché un deltaplano da competizione adesso costa 13.000 euro, però anche lì c'è un bellissimo mercato dell'usato, con 4.000 euro prendi un'ottima ala garantita, sicura, e quindi anche lì i costi sono abbastanza avvicinabili. Una volta che si ha l'attrezzatura e si ha il brevetto, volare vuol dire solo spendere per andare in montagna sul luogo di decollo. Da lì in poi altre spese non ci sono. Continuiamo, il fatto è che comunque vada sarà una stagione che avrà difficoltà, io diciamo a partire perché la situazione del fatto che questa pandemia non si sa neanche effettivamente quando bisogna ripartire. Sì, esatto, tutto molto incerto. Diciamo che io per esempio ho fatto l'ultimo volo in biposto domenica 8, proprio il giorno in cui qui in Piemonte hanno deciso di creare la zona rossa. E quindi boh, ho fatto il mio ultimo biposto quella domenica lì e da allora tutta l'attività di volo è stata praticamente proibita. Non espressamente, però vietando i trasferimenti, evidentemente io non posso partire da casa per recarmi in decollo. Che peraltro se io volassi da solo sarebbe assolutamente lecita, perché io parto da casa, vado in montagna, vado in decollo, mi preparo l'attrezzatura, volo, atterro e torno a casa, io posso fare tutto questo senza avere il minimo contatto con nessuno e quindi senza trasmettere eventualmente neanche dei virus. Ma giustamente rientriamo in una interdizione generale. Così come non farebbe del male a nessuno che vada a correre su un campo sportivo da solo, piuttosto che in campagna o uno che va in bicicletta, però quello è, c'è una situazione generale e adesso i voli sono praticamente fermi. A questo punto facciamo un pochettino un passo indietro e vediamo effettivamente la federazione ha ottenuto grandi risultati negli ultimi mondiali, ma tante abbiamo cioè un gruppo l'italiano che veramente nel volo libero ha grandi risultati e grandi atleti. Assolutamente sì, siamo i migliori al mondo, semplicemente, sia in deltaplano che in parapendio. L'anno scorso anche col parapendio siamo arrivati primi ai campionati mondiali di parapendio. È vero che siamo stati a pari merito con la Francia, però comunque è un primo posto. Col deltaplano ormai è diventata un po' una tradizione, perché ne abbiamo vinti 10 mondiali deltaplano, più altrettanti quasi di europei. Ma gli ultimi 6 mondiali, quindi è da 12 anni che vinciamo tutto noi, non ce n'è per nessuno. Abbiamo una meravigliosa squadra di piloti di deltaplano con un grandissimo team leader che gestisce la squadra in modo impeccabile e quindi questo ci ha portati proprio ad essere i migliori. Poi abbiamo anche la fortuna, siamo anche i migliori a costruire le deltaplane perché la ditta Icaro 2000 che costruisce deltaplani fa le Ferrari in pratica. Abbiamo i piloti e i mezzi migliori al mondo. Noi, il nostro staff, in caso io, ho provato per la prima volta un paramotore e mi sono divertito tantissimo, non l'avevo mai provato, in realtà non avevo mai volato e il primo volo l'ho fatto con un paramotore, quindi mi sono divertito. Bello. Però ci racconta lei le emozioni del volo, perché molta gente pensa, forse che alcuni è pazzo, cioè il ragionamento del folle. Come Icaro che volle Certo. conquistare il volo, o Leonardo da Vinci, questa emozione del volo. Beh, innanzitutto c'è un detto in aeronautica che recita: non esistono piloti vecchi e spiritolati. All'inizio bisogna ammettere, negli anni 70, che chi si è avvicinato al volo, all'inizio il volo era solo deltaplano. Parliamo di volo libero, Sì. esula da tutto quello che è il resto dell'aeronautica in generale.
All'inizio effettivamente quelli che si sono avvicinati al volo con quei mezzi che avevano all'epoca sono stati dei matti, ma la passione è stata così tanta che ha permesso loro, grazie sulla loro pelle, sulle loro ossa, di sperimentare, di migliorare, di creare tutte le procedure che adesso noi conosciamo. Al giorno d'oggi si può imparare a volare rispettando i mezzi, avendo a disposizione dei mezzi perfetti e delle procedure consolidate. Io volo da quasi 32 anni e un'unghia non me la sono mai rotta. Questo significa che è possibile, rispettando tutte quelle che sono le regole catalogate e definite, volare in assoluta sicurezza. Noi ti ringraziamo tanto per questa intervista, ti salutiamo e ci diamo appuntamento per il prossimo appuntamento perché in modo tale quando riparte la vera stagione, perché partirà la stagione, perché non riparte, parte la stagione perché doveva partire tra poco, penso, per le competizioni, le varie competizioni e tutto. Quindi ci diamo appuntamento, momento in cui finalmente possiamo dire, possiamo riprendere il volo e vivere una vita quasi normale. Sì, quello senz'altro. Diciamo che quest'anno, per esempio, avremmo dovuto avere un premondiale di parapendio qui in Piemonte, vicino a Ivrea, e un europeo deltaplano giù vicino a Gubbio, a Sigillo, ma tutti e due sono stati rinviati perché non c'era troppa incertezza e gli organizzatori non hanno potuto prendersi in carico questa cosa, sapendo che i piloti arrivano da fuori, arrivano dal resto del mondo. Non potevi fare nessun affidamento su questo. Resta il fatto comunque che l'attività individuale, quella dei piloti, tra virgolette, della domenica oppure dei competitori, riprenderà appena ci sarà la possibilità di muoversi. Si vedrà. Detto questo, parlando della nostra passione, come faccio a descrivere una cosa così totalizzante? Perché quando voli, vivi veramente in una dimensione. Poi se hai provato a volare, l'hai visto anche tu. È ben vero che volare col paramotore non è ancora paragonabile al volare libero, perché quando tu salti decolli da una montagna in silenzio e scendi e vai a caccia di terme, che stai magari a ore e ore per aria a goderti il panorama, a volare con gli uccelli, a giocare con le nuvole, queste cose comincia a essere veramente difficile spiegarle a parole. Comunque, è una passione che ci rende tutti abbastanza dipendenti. Io parlo per primo quando adesso sto vivendo momenti difficili, perché ieri, per esempio, c'era una giornata meravigliosa per volare, una di quelle in cui si potevano fare veramente dei voli straordinari, e noi eravamo tutti giù coi piedi per terra a guardare per aria, sognando. Concludendo, ricorda tanto il fatto del De André, se ha presente, le nuvole vengono, vanno e qualche volta si fermano e vedere giocare, sentire dire giocare con le nuvole è la frase secondo me più bella di tutto perché è la cosa più bella perché sotto non, sopra c'è solo il cielo. E Sì, sotto esatto. e si vede tutto il mondo piccolo, com'è la realtà? Il mondo è piccolo e noi lo vediamo dall'alto. Sì, Quindi. assolutamente. Poi il volo insegna due cose veramente straordinarie e questo te lo dico senza tema di smentita. La prima è che quando voli, soprattutto in volo libero, perché de devi essere presente, non puoi volare e pensare a qualcos'altro. Se tu pensi al domani o a quello che hai fatto ieri, mentre sei in volo, dopo un quarto d'ora sei coi piedi per terra. Quindi il fatto di vivere il qui e ora totalmente, vivere completamente quello che stai facendo, il volo te lo insegna in una maniera spettacolosa, veramente. Ed è l'unica maniera che noi dovremmo avere di vivere, perché viviamo spesso facendo una cosa e pensando in un'altra. Quindi non godiamo totalmente di quello che facciamo. E la seconda è, come dicevi tu, guardare dall'alto. E questa cosa qui ti insegna molto a trascendere quello che è il nostro mondo. Se ci rendessimo conto di quanto siamo formichine su questa terra, daremmo ai problemi che ci assillano il giusto valore. Quindi problemi da formichine. Quindi il volo davvero insegna queste due cose meravigliose.
Guarda, io ti ringrazio, abbiamo finito, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere veramente sentirti e fare due chiacchiere perché il volo, te l'hai notato, comincia a piacere anche a noi, anche se non, è un po' difficile perché la sensazione di stare in alto è bellissima. Sì. Non lo immaginavo così, ma effettivamente è stato divertente. Quando hai Quindi, volato, che quota hai fatto di massimo? pochissimo perché parliamo di un paramotore con anche perché mi 100-150 metri. eh sì quindi Ok. parliamo di una piccola altezza anche perché mi servivano per le immagini perché per un programma televisivo quindi ero sopra impegnato con le riprese quando qui ho spento la telecamera quei pochi restanti minuti me li sono goduti Sì. tantissimo perché effettivamente davanti avevo soltanto il cielo. Beh, sì. Allora, grazie. Io intanto ringrazio pure, poi dopo lo sentirò Gustavo, che è stato, tramite lui ci siamo potuti sentire. Sì. E ci diamo prontamente alla prossima volta. Volentieri, molto volentieri. Ok? Quando vuoi, chiamami pure. Benissimo, grazie. In bocca al lupo e buona salute per questa situazione. Grazie.